perché non è detto che ci devono essere i grandi nomi ci fanno negli stadi, qui abbiamo degli spazi più piccoli, ma prendete a uno tra gli italiani e gli stranieri e divertitevi anche ad andare a guardare su YouTube gli artisti che saranno a terra. E quindi sarà un'edizione, secondo me, importante, con della musica importante, sia fatta dai nostri musicisti che quelli che vengono dall'America, perché cominciamo un artista oggi che va per la maggiore, che si chiama Collier, e lo chiamano Jimi Hendrix della chitarra slide, un gruppo vocale come i Mystics di New Orleans, la regina del blues di Detroit, Tornetta Davis, l'ho vista l'anno scorso a Festival di Monterey, l'ho presa per Perugia, ho visto, la portiamo anche in Cina. Quindi il programma va guardato bene e ripeto che sarà da divertirsi, perché sarà musica di classe, musica di valore. Soul, blues, com'è il titolo? Soul, blues, rhythm and blues e jazz. Questo è Terni, e meno male che io ho insistito di nuovo per tornare a Pasqua, perché io ricordo i successi a metà degli anni 90, quando poi interrompemmo, però arrivavano anche i turisti a Terni, che non è facile portarli. Come giudica il Festival Ternano nell'antica Liguria jazz complessivamente? Li giudico tutti uguali, io il mio lavoro è fare il meglio possibile con i bilanci, e io penso, appunto, come dicevo prima, che il programma è giusto, poi ne riparliamo alla fine del festival se avevo ragione io o no. Vediamo, il discorso è che abbiamo concentrato nel caos, per cui c'è una specie di non stop, come succede anche a Orvieto, come succede a Perugia. Quindi la formula più o meno è sempre bene non cambiarla. La forma è quella, e squadra che vince non si cambia. Grazie.